signori, bademi e benvenuti in un nuovo episodio di Dead Space Remake. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente ucciso il cacciatore, ce lo siamo tolti dai coglioni e adesso ci stiamo dirigendo verso la stiva per vedere un po' come procede la situazione, dato che tramite quello scienziato lì dobbiamo cercare di portare il marchio sul suo pianeta e magari in questo modo salvare l'umanità. L'unica cosa che non si sa è noi che fine faremo, se riusciremo a tornare, dato che dobbiamo usare la navetta, l'unico mezzo che abbiamo per andare da quel lato. Che comunque nel frattempo, raga, mi sto ammirando l'ambiente e come cazzo si dice? I suoni ambientali, raga. Cioè, immedesimatevi un attimo sul suono ambientale. Cioè, raga, capite l'horror, no? Che a volte per horror la gente pensa semplicemente jumpscare, roba del genere, che ci sta, quella è la cosa, diciamo, più amata, ma in effetti come horror si può... Madonna! Tiro una scala! Oddio, ma è quello lì che esplode! No, ma non ho armi, sono morto, non è finita. No, no, non è finita. È a fare il culo! L'ho fatto, l'ho preso. È vivo. Ah, a cagare. Stavo dicendo, a volte per horror si tende a immaginare semplicemente jumpscare, roba del genere. Ma invece l'horror, raga, è anche quello che ti fa immedesimare nel personaggio, no? Immaginate di essere in una situazione come lui. Lui è un semplice ingegnere, come abbiamo visto in certe note. Lui non è che ha usato lame, queste armi che ha adesso. Quindi è tutto, diciamo, improvvisato. Beh, anche se noi siamo dei pro player, però, vabbè, non è bello. Però insomma, per lui è tutto nuovo. Madonna puttana, uno scienziato di merda. Dimmi tutto, dimmi. Noi siamo all'hangar. Ci vediamo lì con il marchio. Arrivo. Dammi 126 minuti, sì, insomma. Presto. Spediremo l'unica nel vuoto. No, ho spardato un mare di colpi, raga, inutilmente. Bravo, gli hai dato la nostra unica navetta di fuga. Attenzione. Cazzo dovevo fare? Non mi fare sentire il colpo. Le cose che ha ucciso, la biomassa è infiltrata nella stiva e si è ricombinata in... È enorme, il marchio era chiuso proprio al centro. Come lo recuperiamo? Lo so che è enorme, Daniel. A carico della Ishimura. Possono un sacco di attrezzature. No problemi. Quello laggiù vuole lottare per il marchio. Ci sono. Aggirando la sicurezza può funzionare. Svelto, perdiamo i sistemi critici. Vai, arrivo. Dammi un attimo. Ti levi dai coglioni che non vedo un cazzo. Ok. Io devo proseguire di lì. Volevo dare un'occhiata a cosa c'era qua, ma penso si ritorna indietro. Noi praticamente stiamo uscendo dall'Ishimura. Queste sono proprio le zone iniziali. Dobbiamo ritornare sul ponte. Madonna mia, perché lo mozziamo tutto. Ah, con quella lama è troppo forte. Che culo, abbiamo pure ritrovate. Godo. Ecco, quando è così, vedete, una lama uccide un nemico e poi recuperiamo il corpo. Questi sono un po' più duri, ho notato. No, vabbè, ma è troppo forte, raga. Una lama, due nemici. Oh, io se dovrò farmi un'altra run, mi fullo solo quest'arma. Perché secondo me è l'arma più OP. Falle nello scafo interno. Porca puttana. Vabbè, sarà il coso che ci è schiantata la Valor addosso. Mamma mia. E qui, Daniel? Ho un massacro. Porca puttana. Allora andiamo. Cazzo ai comandi. Allora, ritorniamo alla stiva. Ponte di volo, comando trasporto. Speriamo che Dio ce le mandi buone. Ok, non voglio sorprese incredibili, Dove devo andare io? Allora, io devo andare. Fatemi vedere un attimo lo shop, che è un po' che non diamo un'occhiata. Minchia, c'è questa tuta qui, ma costa troppo, raga. Noi non abbiamo varie cose. Cos'è? Potenziamento pistola multiraggio. Ma sta pistola multiraggio, raga, io vi giuro che non l'ho trovata. Chissà che io non l'ho trovata proprio, sta pistola multiraggio. Ma vabbè, dobbiamo andare di qua. Siamo messi non bene. Almeno il fucile a impulsi e la pistola siamo messi male. Abbiamo le lame, però, sono OP.
Va bene, i cessi. Qua io mi ero lottato tutto, se non sbaglio. Diamo un'occhiata veloce. A volte non si sa mai, respawnano le cose, ma non penso. Allora, con calma. Qua, perché sono queste cose nascoste? C'è un'arma dietro. Oh, bang. Emergenza. E cos'è sto coso? Di evacuazione ponte ampliati. 1200 crediti. Dai che se riusciamo prendiamo l'altra tuta comunque. C'ho una chiave, non ho paura di usarla. Dove cazzo sei? Ah, c'è il coso lì. Vediamo se muore così. Oh, ma... direi che l'abbiamo presa nel culo, ragazzi. Ma proprio nel culo. Sta percorrendo qua. Lì possiamo sparare a quel coso. Vediamo se qua possiamo potenziare. Ah, abbiamo un nodo. Vabbè, mettiamo sulla tuta. L'area di stasi. Questa non sarebbe male. O la durata della stasi. Sì. Come? Ah, perché dobbiamo prima fare questo. Che sarebbe... ah, i danni da lancio cinetico. Minchia, non è che ci fa schifo. Bang. Ma secondo me vale dei soldi. Spero semplicemente che valga i miliardi. Così prendo la tuta. Ok, quindi bisogna andare allo shop per vedere comunque quanto può costare. Quindi adesso se io tiro sto bordello... aspetta, prendiamo il lanciafiamme. Ma guarda, è stra OP. Questa cosa, raga, è molto importante perché fa capire come ogni nemico ha, diciamo, la sua arma col punto debole. Cioè, io ho sprecato troppi colpi per sto tipo di nemico qua. Quando invece, vedi, me ne andavo con lanciafiamme, un solo colpo. Avevo risolto il problema. Peccato, raga, il lanciafiamme l'ho sempre considerato un'arma inutile. Ma evidentemente è un'arma inutile contro i nemici, quelli lì che ti inculano male. Però con gli altri non è male. Tipo con quelli lì o le alette di pollo, insomma. Con loro, per esempio, prendo la lama al disco. Poi lui esplode, tira i cosi e vai di lanciafiamme. Beh, però ci stiamo riprendendo. Oh, bello, semiconduttore oro, questo ci fa comodo. Perché se riusciamo prendiamo la tuta. Oh, 1800 crediti, così il bonus. Allora, e in teoria è qua. Attiviamo la gru e dovremmo recuperare il marchio, che è lì. Nel frattempo... come possibili ritardi? Ah, vabbè, significa che arriverà il mondo qua e io dovrò... no, ho sbagliato. Come peso massimo di carico superato? Minchia, sono full? Porca puttana, raga. La situazione è critica. Ricarichiamo. Cazzo di arme uso, posso usare solo questo. Ok, sono morti. Crediti e altri crediti. Io mi sparerei qualche kit medico se ne abbiamo. Magari uno piccolo che dovrebbe bastare. Madonna. Eh no, è pieno di gente. Dai. Ah, fanculo. Mamma mia, strategia incredibile, raga. Oddio, ma c'è il bimbo sudatello. No, ho finito i colpi. Questa scarica pure. Dai. Oh, cazzo. Ok, anzi. Fatto abbastanza subito. Fammi cambiare un attimo delle armi, raga. Ho capito cosa cazzo devo fare. Trasferisci il marchio. Come minchia faccio? Ah, così. Ah, d'accordo. Va bene. Ah, lì devo... c'era il coso lì. Minchia, c'è l'ostruzione. Dove cazzo è ora il... aspetta. Ok. Perfettamente. Ok, quindi adesso lui prosegue il suo percorso. Qua ci sono delle butella. Oh, ah no, qua l'avevamo già aperto. Non c'è più nessuno. Stavo dicendo. Punto. Ci sia a staccarle un braccio. Oddio, ma è pieno. Mamma mia, raga, il panico. Ma da quant'è che escono ora pure questi qui bimbi sudaticci? Vai a cagare.
Ok, crediti, con calma. Crediti, crediti, crediti. Solo crediti, vaffanculo. Ok, delle munizioni per il raggio a contatto, che è buono. Ostruzione, che sia questo qua. Facciamo passare. Ok, però ci stiamo riuscendo a fare tutto il percorso. Bellissima sta parte qua, raga, perché comunque ce la stiamo giocando abbastanza bene. Farei un'altra cosa. Metterei la pistola a campo di forza, questa qui, e la equipaggiamo al posto della pistola normale, dato che... Il marchio. Ottimo lavoro, signor Clark. Arriviamo. Kain, la tua rotta passa dal boccaporto 19. Posso arrivare lì dal nucleo del computer? Un passaggio. Sì, ci saremo. Ok. Arrivi al boccaporto da sola. Nessun movimento sulle telecamere. Io ci provo. Va bene. Buona fortuna. Buona fortuna. Dobbiamo trovare uno shop. Noi, vediamo se riusciamo a vendere quelle due cose. Tra l'altro abbiamo trovato parecchi crediti, quindi è un po' di culo. Abbiamo pure un nodo, raga. Vediamo, perché non so se metterlo sulla tuta oppure sullo squartatore, che è troppo forte. Capacità, però sempre la capacità. Vabbè, la velocità di ricarica, dai, ci sta. Allora, fatemi dare un'occhiata. Noi abbiamo 35k, ma abbiamo tante cose da vendere. Allora, io poserei... E dal mio inventario poso questi colpi qui, che non abbiamo tanto la pistola a multiraggio. 30k vale, raga. Porca puttana. Questo lo vendo e questo lo vendo. Ma con 30k, raga, mi risulta spontaneo acquistarmi la tuta. Attenzione, tuta livello 5. Vabbè, minchia, ci aumenta pure gli slot, raga, quindi ci conviene. Vabbè. Terminator. Certo che poi neanche tanti, però. Cazzo, è il mio fratello sul monitor. È proprio vicino al boccaporto. Non è reale, è questo posto. Kendra, non c'è tempo. Io... Lui non è qui. Se corro ce la posso fare. Non fare minchiate, Daniel. Non mi morire alla fine. Suoni strani. Allora, quindi dobbiamo uscire. Ma... Madonna. Dai, che cazzo. Io vado di quest'arma qua, raga. Super blaster della vita. Vai a cagare. Minchia, l'ho sciolto, raga. Quanto cazzo è forte. Ah no, ancora vivo, Fatti tutti? Oddio, un braccio ballerino, raga. Non l'avevo mai visto. Cazzo è? Oddio. Penso sia morto. Minchia, ma questo qui è velocissimo, raga. Meno male che io c'ho st'arma qua, che è una bomba. Ok, crediti. Altri crediti. Mamma mia, troppo forte il blaster, raga. Questa è l'area di servizio, ma è bloccata. Signor Clark, la sua collega è salva a bordo. Il mio nome è Perfetto. Kendra Daniels. Aspetta, Isaac. Sto facendo entrare ora la navetta. Ok, andiamocene per cortesia. Guarda qua la navetta che arriva. E poi navetta. Isaac, non riusciamo a eseguire i comandi automatici di carico. Troppi danni alla nave, credo. Stiamo perdendo tempo. L'unicamente è laggiù. Rilassati, Kain. Disattiverò la gravità nell'hangar e caricherò il marchio a mano. Va bene. Non preoccuparti. Porca. Ma comunque sfiga fino all'ultimo. Oh, il marchio a mano. Riposizione del marchio. Ma vai a cagare. Come cazzo faccio? Ma sai che ti dico? Ah, dammene uno che me lo porto dietro. Ah, ora posso andare da qua. Gravità zero. Perfetto. Adesso siamo zero gravità. Questi qui non posso accedere. Non c'è corrente. E lì c'è il generatore. E il generatore ci serve. Non so ancora dove devo metterlo, però so che ci serve perché lì è staccato. Io qua apro il marchio, il passaggio del marchio. Bisogna solo capire dove inserirlo, sta roba. Ah, eccolo. Inserisci il generatore qua. Prendi delle munizioni. Aspetta che qua c'è altra roba. Ah, qua c'era pure il generatore. Niente. Sei lo scassa minchia per eccellenza. Minchia, ora è sopravvissuto adesso. Vediamo se usiamo. Ruggia! Demonio! Ti taglio la faccia.
Perfetto, quindi io cosa dovrei fare in questo momento? Lui è andato... Ah, ok, posso ruotarlo. Ma che due cogli... Ma chi è che mi spara? Perché? Cassetti vetri. È vivo. Guarda come spreco lame. Ok. Serbatoio per il lanciafiamme. Ma se io devio l'energia e la metto di qui, cosa mi attivo? Scusa. Ho attivato tutta sta zona qua. Ah, quindi un altro punto. Cosa c'è da sto là? Madonna di loot. Chi l'aveva visto? Crediti, munizioni, crediti, medikit, munizioni per pistola a campo di forza. Qua c'è il bordello, altre munizioni. Mamma mia. Ci volevano. Bello, bello. Però non ho capito bene cosa ha attivato, perché comunque... Ah, meno che questa qui era chiusa e così la apriamo, che era proprio totalmente chiusa. Allora, comunque, penso che adesso debba ruotare... tutto questo. A meno che adesso funziona... Eh no, vedi, è spento così. No, no, devo... Per attivare i cosi devo attivare la prima. Mamma mia. Perfettamente così. Devo ruotare. Per ruotare il coso penso che era questo. Ah no, ma questo ruota quello del medio, quindi non c'entra un cazzo. Per forza questo. Ma si è fermato però. Ah, ok, ora va. Ah, lo va a cagare. Perfetto. Dovrebbe andare. Eccolo lì. Il marchio. Le sicure sono ancora attive. Devo ripristinare la gravità per caricarlo. Veloce, ti prego. Ah, e la gravità non funziona. Mi sa che non funziona. Fammi vedere. Ah no, ok, che funziona. Uscita da gravità zero. Lei è qui. La signora Daniels. Aspetti. Solo prima che arrivino altri necromorfi. Oh! No! Dai! Ma... Ma che cazzo? Bene, aspetta. Dovevamo andarcene insieme. Mi spiace, Isaac. Non potevo affidargli il marchio. Kendra, cosa stai facendo? Quello per cui il dipartimento mi ha inviata. Anche se la Valor non ha potuto aiutarmi come speravo. Dipartimento? Chi sei tu? Lavoro per il governo. Devo rimediare a un vecchissimo errore. Ho detto a te, Hammond, che Aegis 7 era off-limits. Il pianeta è solo un gigantesco esperimento governativo. Il marchio, questo manufatto divino, è opera di mani umane. È impossibile. È un mondo alieno. I minatori hanno trovato quella cazzo di cosa. Dopo che era stato messo qui centinaia di anni fa, nemmeno Kain c'era arrivato. Hanno trovato il primo marchio in un cratere sulla Terra. Quello era vero. Alieno. Sufficiente a ispirare gli unitologi. I nostri l'hanno studiato e poi hanno prodotto questo marchio rosso. Serviva un posto per eseguire i test. Aegis 7. Hai visto i risultati? Autentici incubi. Credevo che i vecchi rapporti fossero solo isteria. Finché non ho visto ciò che ho visto. Hanno isolato l'intero sistema, occultato ogni prova. Poi ci cedette l'avidità. Hanno fatto a pezzi Aegis 7 e risvegliato ciò che la squadra di ricerca aveva lasciato. Il governo terrestre ti manda per insabbiare tutto. Maledizione, dobbiamo restituire il marchio. Se chiunque altro trovasse Aegis 7... È scomparso una volta, possiamo rifarlo sparire. Ho visto come il marchio ti fotte il cervello.
deve essere contenuto. Per quel che vale, eravamo una squadra. Riuscirai ad andartene dalla Ishimura. Sei un ingegnere coi fiocchi. Ma vai a cagare. Figlia di puttana. Ma tu guarda. Ma non ci credo. Cioè non abbiamo fatto un cazzo. Chi è? Isaac, rispondi. Sono Nicole. Dove sei? Nella sala comando. Ti prego, devi venire subito. Ci possiamo ancora salvare, ma fa presto. Ci possiamo... cagare. Pure tu. Va bene ragazzuoli, io direi che per questo episodio allora possiamo salutarci qui. Vi aspetto alla prossima puntata, dove scopriremo come con Nicole riusciremo a trovare un altro piano per andarcene. Minchia Daniel, non me l'aspettavo. Che due coglioni, non mi ricordavo sta roba io. Mamma mia. Alla prossima per le mie.